Siamo i giovani Padawan e bentornati in un nuovo video estivo sudato. Come già avete letto dal titolo, oggi vi spiego come suonare Tanti auguri a te. Ma perché proprio oggi? Perché oggi è il mio compleanno! Quindi, insomma, mi sembrava la giornata giusta in cui spiegarvi come suonare questo brano, che in realtà è abbastanza semplice e abbastanza fattibile. Prima però di addentrarci, due cose. La prima è che, se volete fare lezione con me, vi ricordo che potete farlo e potete approfittare dell'estate perché la scuola è aperta anche durante l'estate. Vi basta per avere tutti i dettagli inviare una mail all'indirizzo arturotoscanini.deliceto@gmail.com. E la seconda cosa che vi volevo dire è che oggi non solo è il mio compleanno, ma anche il Prime Day, quindi su Amazon ci sono un sacco di offerte. Non so se c'è qualcosa in particolare che vi può interessare oppure no, ma in generale ho fatto una piccola selezione dei prodotti violinistici e musicali abbastanza interessanti che ci sono in questo momento in offerta e ve le lascio qui in descrizione, magari vi può tornare utile. Io spero sempre di fare cosa gradita. Detto questo, ci addentriamo nel nostro brano che vedrete comparire qui a fianco, quindi vi spiegherò pezzo per pezzo, come al solito, come fare a suonarlo. Ma vi ricordo prima, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Veniamo a noi. La versione che vedete comparire qui a fianco a pezzi e che troverete poi alla fine è una versione un pochino semplificata, ma vi do qualche dettaglio semplice semplice man mano. Innanzitutto partiamo dalla primissima parte, che è Re, Re, Mi, Re, Sol, Fa. Facile facile, perché è facile facile? Perché abbiamo corda vuota, primo dito, di nuovo corda vuota. Poi abbiamo terzo dito, ricordatevi di buttare giù tutte e tre le dita insieme e dobbiamo fare soltanto 3-2. Una volta capita questa cosa, il passaggio successivo, che fa più o meno le stesse note, cambia pochissimo, sarà semplicissimo. Una cosa importante però, qui ve l'ho scritto il passaggio iniziale, i due re, come se fossero crome. In realtà sono una croma puntata e una semicroma, concetti che ancora non ho spiegato approfonditamente nel canale, ma molto semplicemente, la prima è più lunga e la seconda è più corta, per cui non pensate tanto a come è scritto, ma a come vi suona, perché noi diciamo tanti auguri, quindi è tanti. La prima è più lunga e la seconda è più corta, quindi anziché fare, faremo 1 lunga e 1 corta. E subito primo dito. Dopodiché ripete più o meno la stessa cosa. Fa di nuovo Re, Re, Mi, Re. Attenzione qui perché fa La, Sol. Ora questo La possiamo scegliere se farlo con il quarto dito, oppure se sentite di non essere ancora sicuri con il quarto dito, potete farlo con la corda vuota. E quindi sarà tutto questo passaggio. Corda vuota, terzo dito. Poi abbiamo di nuovo Re, Re. Qui abbiamo il salto di ottava in cui il Re si fa con il terzo dito. Quindi abbiamo primo dito, terzo dito sulla corda a fianco e scendiamo 2-1. Questo passaggio sembra complicato, forse è in effetti il più complicato di questo brano, ma se ci pensate troppo si complica ancora di più. In realtà è molto più semplice del previsto, è 3-1-3. L'unica cosa che dovete ricordare è che l'ultimo terzo dito lo dovete mettere sulla corda a fianco, quindi sarà Re terzo dito, primo dito sì, e il Sol sulla corda a fianco. Dopodiché facciamo 2-1. Attenzione qui, perché qui c'è una nota che chi sta seguendo le lezioni in ordine cronologico su questo canale non conosce, che è il Do naturale. Il Do naturale rispetto al Do che facciamo noi, che è distante dal primo dito, si fa in maniera diversa, perché noi in realtà facciamo un Do diesis. E allora per farlo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricordarci solo di mettere il secondo dito vicino al primo. Facile facile. Attaccato. E quindi secondo, primo dito, terzo. Qui potete scegliere se fare quarto dito e terzo dito o corda vuota terzo dito. Se già conoscete l'utilizzo del quarto dito, vi consiglio di utilizzarlo perché effettivamente dovendo poi ripetere di nuovo il terzo dito, vi basta passare quello e il terzo ce l'avete già pronto. Altrimenti potete fare terzo dito, corda vuota e di nuovo terzo dito. Quindi ripetendo questo passaggio, dal Do secondo dito lo facciamo, facciamo i due Do come se fossero i due Re corda vuota, quindi uno lungo e uno corto. Terzo dito. E
e finisce. Tutto dall'inizio alla fine viene così. E questo è tutto, facile facile. I due passaggi su cui dovete fare un po' di attenzione e esercitarvi sono quello lì in cui alterniamo terzo dito, primo dito e di nuovo terzo dito sulla corda a fianco e il do che dovrete mettere vicino perché è un do naturale. Alla fine del video, come sempre, trovate il brano completo, potete mettere in pausa ed esercitarvi. Un consiglio per renderlo un po' più interessante, quando arrivate alla fine, ripetete tutto da capo. Bene, ragazzi, io a questo punto mi dedico ai festeggiamenti per il mio compleanno. Spero, come sempre, di esservi stata utile. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, fatelo conoscere, facciamolo arrivare il più lontano possibile. Scrivetemi nei commenti se desiderate qualche altro brano al volo. Io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video che uscirà fra qualche giorno. Ciao!